Buongiorno, sono Alessandro Ceccheroni, presidente di Agora Investments, società di gestione del risparmio. È venerdì mattina e facciamo un punto sui mercati, in particolare sui mercati azionari. La settimana scorsa abbiamo assistito a uno storno violentissimo dove sul singolo giorno abbiamo visto Wall Street perdere più del 3%, qualcosa che non avveniva dall'11 settembre 2001. I mercati in Europa hanno reagito anche di più, perdendo cumulativamente fino all'8% tra i minimi e i massimi. La settimana scorsa, sull'onda dell'emotività, dicemmo di mantenere la calma e probabilmente che avremmo avuto la possibilità di acquistare o di avere occasioni d'acquisto interessanti. Così è stato, il mercato ha recuperato meno della metà di quanto era sceso, ma sicuramente l'opportunità d'acquisto c'è stata. Oggi siamo in una situazione dove capita anche questo, dove io sarei ancora più incerto rispetto a prima, mentre sull'onda dell'emotività noi tendiamo ad andare un po' contro tendenza, quindi a fare un po' il contrario di quello che fanno gli altri, che significa, ecco, sull'onda delle vendite noi siamo stati compratori. Oggi addirittura io suggerisco di stare fuori, di aspettare gli eventi. Probabilmente questo ritorno della volatilità, che non dimentichiamoci, era fino a poche settimane fa sui minimi degli ultimi 20 anni, la volatilità è la variazione da un giorno all'altro dei prezzi delle attività finanziarie. Ecco, questa, insomma, i prezzi, per così dire, si erano addormentati. Ora c'è stato questo risveglio della variabilità delle quotazioni, penso che sia un qualcosa che rimarrà con noi per un po' di tempo, quindi ci darà delle opportunità. Io oggi mi metterei in posizione di attesa. È chiaro che in queste situazioni ci sono sempre delle buone opportunità, non è il momento migliore per il fai da te, però voglio dire, per il gestore professionale penso che avremo delle ottime opportunità di acquisto nelle prossime settimane.